Il guai è quando prende i colpi che non vogliamo. Settima ripresa. Certo che trovare il misto tra la sua aggressività e una maggior ponderatezza tattica sarebbe veramente il massimo. Box. Settimo round delle 8 riprese previste. Certo che hai visto che montante che ha portato sull'attacco? Certo, è un colpo bellissimo. Sì. Che lui non deve prendere. Vediamo. Tira su le mutande. Le mutande tattiche. Di Robles Murri. È arrivato anche con l'accappatoio da combattente, per cui sì, è vero, contraerea. Boliviano vero, lontane reminiscenze del CE. Rimane molto sulle sue Paris. Sì, aspetta, e bene anche perché sugli attacchi sì. Robles porta sì, qualche colpo molto pericoloso. Sta studiando questo risvolto. Tattico Sven Paris, a me non piace però tantissimo così, è contenuto, trattenuto, è puro sangue che si frena, perché davanti a Robles se poi trovi un pugile più veloce, più frizzante, ma diciamo però anche una cosa, che Robles questa sera sicuramente ha dato il meglio di sé, perché probabilmente nella sua carriera non ha fatto incontri così di valore come questo, perché di fronte a un avversario importante, insomma, diciamo fuori che dubbio, ma senza dubbio il nostro Paris è sull'incisa stare. È un Paris però che stasera è condizionato, non lo so, è una macchina a 8 cilindri che va a 4 o 5 stasera però, volutamente se vogliamo, ma sempre questa è la realtà. Se non le avessi imposto di fare gli 8 round dall'inizio, probabilmente forse avrebbe nel momento della potenzialità fisica e atletica, come questo bel pugno che ha messo adesso, arrivare alla fine del non arrivare alla fine del match. Rimangono quasi sul plus i due pugili in questa fase della settima e penultima ripresa. Sì. Eh beh, certo che il gancio sinistro lo sente ancora. Parte prima. Lo sente ancora Nagy. E Robles intanto l'ha recuperato. Intanto l'ha recuperato. E termina su un surplus prolungato la settima ripresa. Ricordo che Paris conquistò contro Finzi il titolo del Mediterraneo IBF. Poi con Alaggio ha vinto il titolo mondiale junior, poi il titolo italiano sempre contro Finzi. Sentiamo Angolo. Ok, la prima azione di Bianchi, bravo. Io ti dico quello che devi fare, glielo fai fare a lui e t'ha fottuto. Scherzano all'angolo, meno male. Adesso facciamo i seri. Devi stare sempre con gli occhi aperti, perché questo ci prova sempre, fa il stornione e lancia questi. Ma attenzione, l'ultimo round, questo si butta dentro. Quindi toccalo e te ne vai. Toccalo e te ne vai. Non ti permettere di scambiare come lui. Molta serenità all'angolo di. Sì, beh. Mari. Ma anche le battute. Loro hanno fatto delle battute invece dalla parte nostra. L'ultima ripresa. Hanno ironizzato un po'. Ottava e vediamo cosa fa. Se le lascia la libertà di fare quello che vuole, vediamo. No, ma va bene così. Alla fine, prendersela però. Alla fine ha avuto ragione Oliva per gli fare 8 round, ci mancherebbe altro. Serie del boliviano, poi esce con sinistro di Paris. Molto buono. Attenzione. Ancora jab. Molto mobile Paris. Il jab bellissimo. Questo è buono. Un po' inusuale il suo atteggiamento di agilità sulle gambe che raramente gli ho visto fare. Due colpi montanti in grande velocità ma senza potenza. Vai via. E
quello di Paris che arriva. Come dicevo prima, sì, sarebbe uno spettacolo riuscire a far collimare l'istinto belligerante di Paris con una un nuovo atteggiamento tattico più ponderato, sarebbe il massimo. Certamente. Forse su questo che sta lavorando. Probabilmente questo che vuole farle fare autoriprese per vedere dove può attingere. Certo, ma è comunque questo il lavoro che si è messo in testa Oliva, di dargli una riflessività, una riflessività direi tattica superiore. Lui, perché lui lo conosce bene da quando lo allena e direi che ne sta ricavando anche belle cose. Questa sera non è un gran bel incontro, mi dispiace, questa sera Paris l'ho visto i momenti migliori. L'avversario è quello che è. Non baderei tanto il fatto dell'incontro, e qualche cosa mi ha lasciato perplesso. Il fatto di avere questo puro sangue un po' troppo con il morso tirato, ma vediamo, io preferisco vederlo meglio e bene il prossimo 17 luglio, quando andrà a combattere di nuovo contro Christoph Bienias. Attento sulle mani. Dopo la brutta sconfitta subita così non. Non prendere questi colpi. Ottimo lavoro da parte di Benjamin Robles Murray. Altro che. È una bella cosa ha fatto il boliviano. Reagisce bene Paris. Il sinistro di Paris al tampone proprio, ancora il sinistro. Attenzione, l'ha preso? No, non l'ha preso. L'ha sfiorato. Sì. Lui ha sentito qualcosa per quello. Il vento della testa, secondo me. E questa era del tutto involontaria però, perché è andato a schivare. Sì. Entrambi combattevano alla stessa maniera. È andato a schivare Robles. Comunque un incontro che è servito parecchio a Paris sotto molti punti di vista. Sì, però si è fermato molto anche il suo avversario. E termina il combattimento, nessun problema per quanto riguarda il computo numerico delle riprese, ci mancherebbe. Risentiamo un attimo l'angolo, abbiamo il microfono ancora lì, vero? Sì. Sentiamo il commento finale di Oliva. Va, piove forte. Questa è una ciocca da caprone, non si capisce. Piove un po' forte, sinistra e destra, tre volte. È una ciocca come gli altri. Stato tre anni alla carriera, stato senza missi. Mi si è fatto una carriera, mi sono salvato. Col destro l'ho preso, mi sono fatto male col destro. No, niente di che, ci mancherebbe, È una battitura, che ho preso qua al centro della testa. Si ricorda di un destro che ha preso in fronte probabilmente. È quello famoso. Che le ha lasciato un piccolo segno. All'80%, 90. Comunque dai, è un incontro che è servito. Si è giudicato all'80% delle possibilità. Ma io credo anche meno, perché Paris può fare anche molto, meno, può dare di molto più. Di più. Ma non per sua responsabilità, no? Io faccio una valutazione oggettiva. Sì. Paris, se ove dovesse riuscire ad abbinare potenza e questa forma tattica sicuramente migliore, migliorata peraltro rispetto a prima, potrebbe veramente affrontare una seconda parte di carriera interessante. Aspettiamo formalmente il verdetto, un verdetto che ripeto è soltanto una formalità. Attenzione, questo è il verdetto. Eccolo qui, punti, vittoria per Sven Paris senza problemi. E con Sven Paris in attesa di De Vitis, linea brevissimamente alla regia, poi torniamo subito qui a Porto Santo Stefano. E voilà.